Vorrei riprendere la relazione di Michel Grin, in cui sono apparsi evidenti i risultati positivi dell'esperienza francese sull'archeologia preventiva, che hanno permesso di creare un sistema della tutela attraverso la collaborazione tra istituzioni diverse, dalla tutela alla formazione e alla ricerca, in un'azione di equilibrio tra la protezione del patrimonio archeologico e del paesaggio e lo sviluppo economico e sociale. Ritengo che vada sottolineato il fatto che l'ANRAP, l'Istituto Nazionale della Ricerca Archeologica Preventiva, ponga in maniera molto chiara il problema dei rapporti tra università e Ministero della Cultura, privati e professionisti. Ma la cosa che vorrei sottolineare è quella della creazione di centri di ricerca misti tra università, SNRS e soprintendenze, che Michel Grin ha definito polmoni della conoscenza, che provocano un significativo avanzamento della conoscenza del territorio attraverso la sistematica applicazione delle tecnologie di rilevamento topografico e delle indagini non distruttive. I documenti europei che hanno dato origine a queste esperienze, a partire dalla Convenzione della Valletta di Malta del 1992, hanno permesso di superare, come è stato sottolineato in vari interventi, la pratica dell'archeologia di salvataggio, con interventi che iniziano dopo che le ruspe hanno messo in evidenza, in parte distrutto, le strutture antiche, attraverso un'archeologia programmata, in cui la semplificazione, tanto invocata oggi, non si ottiene eliminando la tutela, ma attuando misure attive e dinamiche di conoscenza preventiva. In questo quadro, un tema certamente da approfondire è che, proprio per le grandi potenzialità legate ad una pianificazione degli interventi, riguarda proprio i piani paesaggistici e territoriali regionali, PPTR, che purtroppo sono stati approvati soltanto da 5 regioni, aspettiamo le altre, e la Puglia però devo dire che ha il privilegio di essere stata la prima ad attivarlo con la Giunta Vendola. La stretta collaborazione tra enti di ricerca, università, imprese e professionisti non risulta tuttavia facile da attuare nel nostro paese. Una questione annosa che già nel 92, in un incontro presso l'Associazione Bianchi Bandinelli, il senatore Giuseppe Chiarante richiamava nel notare che già nel decreto di istituzione per il Ministero e le attività culturali l'università è citata una sola volta in rapporto ai corsi, alla possibilità di attivare i corsi di formazione. Anche il codice dei beni culturali, all'articolo 88, recita: le ricerche archeologiche, in genere le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate al Ministero, fine della citazione, e quindi alle soprintendenze. Le università si trovano dunque a svolgere indagini e scavi solo secondo il regime delle concessioni, che pone le università italiane allo stesso piano dei privati che vogliano dedicarsi alla ricerca delle antichità. La relazione di Paolo Carpentieri ha messo perfettamente in evidenza la complessità di norme, leggi e decreti che regolano in Italia le azioni nell'ambito dell'archeologia preventiva. A questa realtà si riferisce Salvatore Settis nel libro molto bello e importante Paesaggio, Costituzione e Cemento, che segnalava come l'intrico normativo e la labirintica segmentazione delle competenze fra Stato, Regioni, Province e Comuni contribuiscano in modo determinante alla mancata tutela del paesaggio, e sono di fatto un aiuto al partito del cemento. E questi temi sono stati ripresi nell'articolo della stampa, sulla stampa che è stato citato, in rapporto al consumo indiscriminato del suolo di cui l'Italia detiene un triste primato. In questo quadro, anche l'attività archeologica svolta dalle università, in cui la ricerca è inscindibilmente legata all'attività formativa, subisce controlli e limitazioni che tendono a crescere, anche se la collega Calandra ci ha spiegato, ed è condivisibile questo, che queste complicate circolari ministeriali
in cui si richiede che non solo le attività di scavo, ma anche le analisi non invasive, dal telerilevamento alle immagini aeree, alle indagini geofisiche, siano sottoposte ad un rigido controllo, mentre dovrebbero, a mio parere, essere realizzato proprio in un quadro di stretta collaborazione per ottenere nei tempi più brevi proprio quelle informazioni sulle potenzialità archeologiche dei territori indispensabili per un'efficace azione preventiva nelle aree dove si intendono realizzare le opere infrastrutturali. In un territorio come quello italiano, costellato da migliaia di siti archeologici, l'idea del continuum di cui parlava Gelichi, l'archeologia preventiva serve ad eliminare il rischio del blocco dei lavori come unica alternativa alla distruzione del patrimonio. Questa collaborazione tra enti di tutela, di ricerca e di formazione costituisce l'unica soluzione possibile per la soluzione di un altro grave problema che le attività dell'archeologia preventiva in Italia hanno messo in evidenza in modo drammatico, quello della mancata pubblicazione dei risultati di questi scavi, poiché i costi da sostenere sia per la documentazione che per le analisi specialistiche e i restauri non sono assolutamente previste nello stanziamento dei fondi. Sì, ci sono problemi di bilancio, problemi di finanziamenti, però l'obiettivo di qualunque scavo, cioè lo studio scientifico dei dati e la ricostruzione storica dei contesti, non viene considerato attualmente parte integrante del progetto di indagine archeologica, rendendo di fatto inutile anche l'impegno profuso per la realizzazione degli scavi. Come si richiede da tempo da parte delle associazioni degli archeologi professionisti e anche dalla Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia e anche nel documento che alcuni soci dell'Accademia dei Lincei hanno proposto di recente, è indispensabile che nel nuovo regolamento di applicazione del codice dei contratti pubblici la programmazione dello scavo archeologico comprenda anche la fase della elaborazione finale e della edizione, come chiedono esplicitamente le convenzioni che abbiamo citato di Malta e soprattutto la convenzione di Faro, che vede sviluppare proprio questo concetto dell'archeologia pubblica in cui i risultati debbano entrare poi in una fruizione collettiva, in una gestione collettiva della conoscenza. È indispensabile dunque che nel nuovo regolamento di applicazione del codice dei contratti pubblici la programmazione dello scavo archeologico comprenda anche la fase della elaborazione finale e della edizione. E come questo è un tema che viene richiamato anche da una circolare del MIBAC, al punto in cui si indica per queste attività un incremento del 20%, chiedendo che i criteri per la valutazione economica vadano indicati già nella fase di affidamento dei lavori. La pubblicazione naturalmente dovrebbe essere diffusa in rete sulla piattaforma pubblica ad accesso libero, realizzata e gestita dal MIBAC in collaborazione con il MUR, con le università, e in questa fase l'Accademia dei Lincei può offrire un contributo significativo di esperienza maturata in più di 100 anni di azione ininterrotta di pubblicazione di risultati degli scavi. A questo aspetto naturalmente si collega anche l'altro tema cruciale della digitalizzazione del patrimonio, legato però alla liberalizzazione dell'uso delle immagini, una liberalizzazione che permetterebbe anche, che costituisce di per sé uno straordinario strumento di innovazione a favore dell'editoria culturale, dell'industria creativa, a favore insomma dei giovani che da questa disponibilità del digitale, delle immagini, possano sviluppare delle idee nuove e delle opportunità nel mondo del lavoro. Concludo riferendomi all'importanza della istituzione della Soprintendenza Unica Nazionale per la gestione dei progetti del PNRR, e so che sono state assegnate 15 unità di personale a tempo determinato che certamente contribuiranno a sviluppare queste potenzialità.
Bisogna dire che, come ci ha mostrato Elena Calandra, l'ICA, l'Istituto Centrale per l'Archeologia, deve assolutamente giocare un ruolo fondamentale in questa azione e soprattutto dovrebbe disporre di risorse notevolmente maggiori rispetto alla realtà molto complessa che si trova ad affrontare. In questa linea di attivazione di nuovi istituti, di nuove soprintendenze, devo fare riferimento a quello che è accaduto a Taranto, dove il ministro Franceschini ha istituito e ha annunciato la creazione della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, che propone a livello nazionale la Soprintendenza del Mare creata dalla Regione Sicilia. Una risorsa importante per una città di mare come Taranto, alla ricerca di una nuova dimensione economica e culturale dopo il disastro dell'esperienza dell'Ilva. È stata anche nominata a dirigere questa nuova struttura una figura di grande esperienza nell'ambito dell'archeologia subacquea, come Barbara Davide. Ma contestualmente, devo dire che la nomina della dottoressa Davide è stata accolta da un generale consenso, ma contemporaneamente la Soprintendenza Nazionale del Mare si è trasformata in una semplice soprintendenza territoriale che si occupa delle tradizionali azioni di tutela delle tre province di Taranto, Brindisi e Lecce. Io spero che torni veramente a svolgere questo ruolo che era stato assegnato inizialmente e che, la soprintendenza tradizionale sul territorio continui a latere, diciamo, a fare questo lavoro. Insomma, il quadro della collaborazione tra istituzioni diverse è assolutamente indispensabile in questo momento. E questo quadro presenta contraddizioni e difficoltà. Tuttavia, un segnale positivo ci viene e vorrei anche condividerlo con i colleghi e sperare anche che questo segnale diventi realtà. E consiste nel protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 2020, poco tempo fa, dai ministri Franceschini per i beni culturali, da Gaetano Manfredi per l'università, a sua volta richiamando un protocollo del 9 marzo 2015, in cui si dichiara l'obiettivo di attivare una collaborazione organica tra i due ministeri nell'ambito della ricerca e dei percorsi formativi nel settore dei beni culturali. Si prevede, tra l'altro, nei vari articoli, la istituzione di una commissione permanente al fine di creare queste unità integrate territoriali per il patrimonio culturale, che fanno esattamente riferimento alle esperienze di cui ci ha parlato Michel Gras in Francia sui gruppi e sui centri misti di ricerca. Ora, in vista delle scadenze poste dal Piano Nazionale della Ricerca e Resilienza, è il momento di realizzare questa collaborazione e di passare poi dalle intese teoriche ai fatti e all'intervento diretto. Grazie per la vostra attenzione.